Südtirol in generale è una piattaforma per contadini della nostra regione che hanno la possibilità di presentare e di vendere i loro prodotti sempre artigianali, prodotti sempre anche in rispetto all'ambiente, che hanno qui la possibilità di essere presentati in una location particolare e poter acquistare anche online. La parte storica è Casa del Vino di Merano, lì siamo partiti nel 1977 come enoteca, poi 2009-2010 siamo partiti col nuovo progetto Pur Südtirol. Lì abbiamo creato fino ad oggi una piccola catena di mercati di sapori con 4 punti. Il mercato dei sapori vuol dire per noi che si possono comprare i prodotti, che si possono degustare, mangiare. Abbiamo sempre anche integrato un piccolo bistrò. Rappresentiamo attualmente in Alto Adige 240 fornitori, specialmente piccoli contadini. Il primo incontro è stato 2011 con Christian Felber a Bressanone e ci ha molto motivato di iniziare con questo processo. In pratica lì siamo partiti 2011 studiando anche questo bilancio e studiando anche i valori diversi, sia dalla sostenibilità, sia dalla trasparenza, sia anche dall'approccio democratico. Penso che noi siamo stati dai primi, non solo in Italia, anche in Europa, di iniziare con questo processo, con questo bilancio anche, con questa matrice. E per noi è stata una strada vincente. In questo processo siamo sempre stati accompagnati da un consulente del Terra Institute in questo punto, che ci ha sostenuti in diverse domande, anche ci ha spiegato certe tematiche. È un processo che si è svolto per un anno circa, anche di più. È nata l'idea di spostare la responsabilità o di elaborare questo bilancio con tutti i dipendenti. Io in questo processo mi sono occupato della parte clienti, prodotti, servizi e ho svolto questo tema con il mio gruppo. Abbiamo elaborato diverse domande che sono già proposte in questo concetto del bilancio. E per esempio su diverse tematiche dei prodotti, se i nostri prodotti offerti sono ecosostenibili, se vengono prodotti in rispetto all'ambiente, se sono prodotti non industriali, o servizi offerti, da dove li prendiamo, sono sempre da fonti regionali o internazionali, se rispettano la nostra filosofia o meno. Come conclusione, ci dobbiamo concentrare ancora di più su materie prime della nostra regione, di sviluppare anche concetti qui nella regione e con contadini. Io per esempio ho avuto questa tematica, il senso del nostro lavoro nella società, con il nostro lavoro, cosa possiamo fare di positivo. E abbiamo visto che proprio il nostro cliente che arriva da noi riceve tantissime informazioni sul prodotto, sul produttore. È molto importante anche per la società, diciamo, Alto Adige qui, che tutti i nostri prodotti arrivano 100% della regione. Abbiamo prodotti solo della stagione, anche questa è una cosa importante, direi anche per i nostri figli. Io consiglio ad aziende a fare questo, così magari tutte le aziende si sentono più legato al progetto, all'azienda, a tutto quello che si fa giorno per giorno. Queste idee e soprattutto anche il nostro modo di lavoro si è cambiato molto. I criteri più difficili da affrontare per me sono stati sia la democrazia che anche la parte della trasparenza, e lì c'è anche alla fine il potenziale più grande per tutti. Il mio reparto sta un po' in contrapposizione con la sostenibilità, perché noi mandiamo merce a clienti in tutto il mondo, diciamo. Inserire la sostenibilità anche nel mio reparto
È una domanda molto difficile, diciamo, che adesso pian piano stiamo risolvendo. Abbiamo incominciato di cambiare completamente l'imballo. Spediamo anche prodotti refrigerati, per questo usiamo imballo di lana di pecora. Per l'imballo stesso usiamo cartone sempre riciclato e poi abbiamo anche incominciato adesso un progetto in cooperazione con la Caritas, che piantiamo con ogni spedizione un albero in Etiopia, così per compensare le emissioni CO2. Per me stesso privato anche si è cambiato tanto, perché io ho una grande famiglia e abbiamo cambiato anche un po' il stile di vita anche da noi. Io di solito faccio sempre il bilancio di quello fiscale, e per me questa cosa ci dice proprio il status quo, dove siamo, cosa vogliamo cambiare magari anche nel nostro modo di lavorare, per dare il nostro lavoro, che possiamo dare una cosa positiva a tutto il mondo. Per me l'Italia che cambia è un'Italia che si concentra sulle materie prime che trova sul proprio territorio e di valorizzarle. Vivere con rispetto alla natura, a tutte le persone, anche stranieri. Quando ci sono le persone che vogliono cambiare, che vogliono creare un impact per il futuro, per i nostri bambini, io sono molto molto soddisfatto e sono anche il primo che vuole aiutare. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarti.